Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Come avete letto dal titolo, oggi parliamo di pistole. Servono nel soft air, quando le dobbiamo utilizzare e soprattutto quali sono i modelli migliori. Perché se c'è una domanda che mi fate in continuazione è qual è la miglior pistola da soft air e ha senso comprare la pistola? Risponderemo a queste due domande. Ovviamente vi farò vedere vari modelli, vi parlerò dei miei preferiti e di quelli che ritengo essere i più forti nel soft air, come se fossimo tornati alle medie. Quel personaggio è il più forte! E soprattutto ci metterò dentro le mie simpatiche gag per rallegrarvi il sabato. Prima di partire però, come al solito, sigla. Mi sto cannega addosso. La prima parte del video sarà incentrata nel rispondere alla prima domanda con cui ho aperto l'intro del video, ovvero la pistola nel soft air serve? Partiamo dal presupposto che personalmente trovo che la pistola sia molto più difficile da imparare a utilizzare rispetto al fucile per due motivi principali. Primo motivo, utilizzare un fucile rispetto a una pistola è molto più semplice nel soft air, perché non abbiamo rinculo quando andiamo a sparare, perché il sistema e il funzionamento di quest'ultimo è completamente elettrico, a parte in rarissimi casi, e soprattutto trovare e allinearsi con tacche di mira o con sistema di puntamento optoelettronico è nettamente più facile, perché grazie al calcio che appoggiamo nel buco della spalla troviamo e abbiamo un allineamento dato dal fatto che il fucile è dritto e non si piega. A parte per quanto riguarda ovviamente andare ad allineare la nostra faccia con tacche di mira o sistema di puntamento, l'allineamento sarà automatico. Stessa cosa non può essere detta per una pistola, perché a differenza del fucile, quando andiamo a entrare in puntamento con una pistola non abbiamo qualcosa che ci permetta di mantenerla completamente dritta, quindi non ci sarà solamente la nostra testa che dovrà andarsi ad allineare con il sistema di puntamento, ovvero le tacche di mira in questo caso, ma anche la posizione delle braccia, la posizione delle nostre mani sul corpo della pistola, che è abbastanza complicata, soprattutto per noi che non siamo avvezzi a utilizzare armi da fuoco reali, e soprattutto anche quando avremo trovato la nostra posizione, avremo messo come si deve le braccia, andremo a stendere in maniera precisa, avremo un modo di impugnarla corretto senza andare a toccare lo slider, quindi posizionamento delle dita giuste, il rinculo che genererà fare fuoco con quest'ultima può andare a dare dei problemi. Questo perché, a differenza del fucile, qui avremo davvero un carrello che viene indietro e effettivamente crea una sorta di contraccolpo, di rinculo. Senza parlare poi del fatto che, come andiamo a premere il grilletto, a differenza più o meno che per i fucili, andrà a influenzare quanto il tiro sarà preciso. Quindi, a maggior ragione, sarà molto più difficile andare a imparare il sistema di puntamento, come vado a imbracciare, come vado a premere il grilletto, con che parte del dito vado a premere il grilletto. In poche parole, dovremmo allenarci veramente tanto di più rispetto che col fucile per andare ad essere effettivamente efficaci e capaci di utilizzare la nostra replica come arma secondaria, quindi come pistola. La nostra pistola, potevo dire solo pistola, ma rompe io che dico arma, quindi replica, la nostra replica di pistola, va bene? Chiarito quindi questo primo punto principale, ovvero che la pistola è molto più complicata da utilizzare del fucile, andiamo adesso a coprire invece l'utilità di quest'ultima e ovviamente le prestazioni. Una cosa essenziale da dire quando parliamo e mettiamo a confronto pistola con fucile, parentesi, io ovviamente sto mettendo a confronto fucili da soft air principalmente elettrici con pistole da soft air principalmente a gas e CO2. Le elettriche non le nomino neanche perché per me è opinione mia personale, bla bla bla, tutto quello che volete, ma soprattutto con fucili elettrici contro pistole a gas, e prendo in considerazione esclusivamente fucili automatici. Elimino da questa equazione tutta quella serie di armi come fucili GBB, mitragliette GBB, fucili a pompa, fucili da cecchino. Parlo esclusivamente dei due mondi principali, ovvero fucile come arma d'assalto M4R15 K47 e pistola normale con un caricatore da 25 colpi, non una mini mitraglietta automatica che vi infilate nella fondina per comodità vostra. Quindi, giusto per essere chiari, stiamo parlando di questi due mondi. Così è chiaro, grazie. Quindi, tornando a noi, quali sono le differenze di prestazione tra uno e l'altro mondo?
mondo sono abbastanza importanti. Dobbiamo infatti riflettere che su un fucile da soft air non modificato, quindi stock, a differenza di quello che ho in mano, che è il mio ed è stato modificato, il tiro utile su fucili da airsoft come quello che ho io in mano in questo momento si aggira intorno ai 30, 35, 40 metri. Dare e togliere sono misure intermedie. È chiaro che un VFC stock come il mio spara molto bene anche a 40 metri, mentre fucili, insomma, più economici non tirano a quelle distanze lì tirate. Grazie soprattutto alla regolazione dello pop possiamo andare infatti a sfruttare al massimo le nostre repliche e avere un ingaggio, un tiro utile per l'appunto intorno ai 35 metri di media. Stessa cosa non si può dire per le pistole, perché una normale pistola stock economica fa fatica molte volte a raggiungere addirittura i 15 metri di distanza. Poi chiaramente ci sono pistole un pochino più costose e anche più performanti, come quelle di cui parleremo nella seconda parte del video, come la Glock 17 Gen 5 che ho in mano. Prima avevo la Beretta e adesso la Glock, sono più contento, che invece riesce a tirare comodamente anche a 25 metri con tiro abbastanza teso grazie alla regolazione dello pop esterna, ma ne parliamo dopo. Ovviamente però non va neanche ad avvicinarsi alla precisione e al tiro a 40 metri di un fucile come i VFC. Quindi ovviamente un'altra cosa da prendere in considerazione non è solo che sarà più difficile da utilizzare, ma anche e soprattutto che nel momento nel quale avremo trovato il nostro bersaglio e andremo a sparare, dobbiamo assolutamente sapere che oltre una determinata distanza non potremo ingaggiarlo, i nostri colpi non arriveranno a bersaglio. Sì, vabbè, Red, ho capito, allora scusami, cosa stai? Prendo la pistola a fare, tanto tira meno del fucile, performa di adrem, ho anche 25 colpi nel caricatore al posto dei 300 di un caricatore maggiorato da fucile, la lascio lì e prendo due fucili. No, perché è vero che le pistole hanno una capacità di offesa inferiore rispetto ai fucili, che hanno prestazioni inferiori, che comunque hanno un certo costo rispetto al fucile, ma c'è da prendere in considerazione una cosa importantissima di cui io non vi ho parlato apposta per tenerla in conclusione, ovvero che se questa è la dimensione di un fucile e questo è l'ingombro che abbiamo utilizzando un fucile e questo è il peso che abbiamo utilizzando un fucile, tra i 2 kg fino ai 3, 4, 5 kg, con una pistola invece non solo abbiamo un peso molto inferiore, che si aggira più o meno intorno ai 750 grammi di media, ma soprattutto una libertà di movimento molto più alta. Possiamo comprimere l'arma, che è molto più semplice che utilizzare un fucile e comprimere un fucile, e soprattutto siamo molto più veloci. Tirare fuori la pistola ed entrare in puntamento una volta che avremo imparato a utilizzarla e masterarla nel modo giusto ci darà un vantaggio netto su chi invece ha un fucile e si deve muovere in ambienti soprattutto molto compressi. Morale della favola, onde evitare di star qua a fare questa tragedia greca, questa pantomima greca. La pistola è nettamente utile come arma secondaria, quindi paragonarla a un fucile non ha proprio senso, perché non è una decisione tra pistola e fucile, è una decisione tra fucile, fucile, pistola e pistola. Quindi accoppiarli insieme è quantomeno, a mio parere, necessario, soprattutto se giocate in urbano, perché l'urbano ha determinate situazioni, determinati angoli, determinati ingaggi in cui il fucile vi ovviamente penalizza, mentre la pistola vi avvantaggia, vi dà un vantaggio per l'appunto sul nemico. Ultima piccola parentesi, alcuni mi chiedono cosa è meglio fare, parto prendendo il fucile o parto prendendo la pistola? Ragazzi, il discorso è molto semplice, ovviamente come nel video che ho fatto uscire nella scorsa settimana, vi conviene prendere il fucile perché il fucile è molto più performante della pistola. Chiaro è che se giocate in campi urbani con ingaggi piccolissimi, eccetera, 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 potete pensare di prendere la pistola e il fucile dopo, ma normalmente vi consiglierei di prendere il fucile. Un altro discorso è, voglio utilizzare la pistola, il fucile, per divertirmi a casa, che cosa prendo? Io lì vi consiglierei per esempio la pistola, è molto più divertente da imparare a utilizzare, vi dà molto più soddisfazione andare a colpire il bersaglio rispetto che utilizzare un fucile elettrico senza rinculo, con quantità di munizioni praticamente illimitate, perché 300 colpi nel caricatore in colpo singolo non li finirete mai durante un allenamento, a meno che non vi allenate per 4 ore. Non trovo il rinculo, no? Tutte quelle cose lì. Una pistola invece a gas è molto più divertente, anche più realistica se vogliamo, per me è un oggetto che affascina molto di più rispetto che un fucile elettrico da 160 euro, che per ovvi motivi non sarà mica tanto realistico. Chiusa parentesi.